visto che c'è questa attenzione. È un impegno importante, non abbiamo mai oltre 4 milioni, solo l'ultima tranche. Non abbiamo mai fatto venire meno l'appoggio, anche il supporto di altri soggetti, penso ad ERAP, che è stato decisivo all'interno di questo percorso. Ma ci abbiamo messo tutti quanti, come regione, come direttore studio, un po' di cuore per superare gli ostacoli che a un certo punto sembravano insormontabili, dove la parte economica certo ha un compito importante, ma l'insieme, le competenze, devo dire la volontà di tutti, che ha permesso di ripartire. È un giorno importante questo, perché è un tassello che si mette, un altro tassello, alla riforma dell'ERDIS e all'attenzione che la Giunta ha posto al diritto allo studio. Molto è stato fatto, vi è stato un investimento di idee, di progettualità e di risorse equivalenti alle idee. Però sicuramente la giornata di oggi va nell'ottica del servizio, perché i ragazzi hanno bisogno di alloggi, hanno bisogno di residenze dignitose dove poter vivere, e quindi siamo anche contenti per questo, perché la storia del buon pastore ci ha preceduti, l'abbiamo ereditata, però la Giunta ha portato a termine quello che aveva messo in atto di portare avanti.